te l'ho detto anche a telecamere spente, ti devo portare i complimenti di tutta la sala stampa Lucio Dalla. È andata come è andata, però com'è stata l'emozione appunto di salire sul palco, di esibirsi? Guarda, è stata una cosa veramente unica. Avevo l'adrenalina talmente alle stelle che adesso non mi ricordo assolutamente nulla se non l'inizio, cioè di aver visto il pubblico e aver detto panico, no? Poi è partito tutto. Però sono proprio contenta di come ho cantato, sono contenta di come io sia riuscita comunque a pensare alla canzone e farlo arrivare a tutti. Comunque, al di là di tutto, sei stata la nuova proposta più twittata della serata. Quindi, sul web è andata benissimo. Il tuo EP è ascoltatissimo. Cos'è che non ha funzionato, secondo te? Guarda, secondo me è solo stata una questione di tempo anche, no? Tantissime persone mi hanno scritto: guarda, non sono neanche arrivata in tempo per votarti, che era già finita la canzone. Quindi probabilmente quello. Però secondo me già il risultato non è stato male, nel senso che qua, c'erano pochi punti di differenza. Io ho dato il mio massimo, ho avuto un riscontro positivo, quindi so che non è stata l'esibizione a penalizzarmi, è stata solo una questione di caso. Comunque è una finestra importantissima il Festival di Sanremo, da adesso magari si volta pagina. Quali sono i tuoi progetti futuri, da adesso in poi, Adesso ecco? in poi, guarda, io sto per rientrare in studio e concludere l'album a cui sto lavorando da mesi e poi ovviamente ve lo farò sentire perché voglio un parere. E poi da lì mi rivedo con i miei musicisti e riniziamo a suonare quest'estate, un po' prima, magari da maggio, iniziamo a suonare e portare il mio progetto dove si può. Senti, e in Italia forse si fa un po' difficoltà, no, a far emergere le nuove proposte. Secondo te, cos'è che non va e cosa potrebbe essere migliorato in questo senso? Non lo so, forse il pubblico ha sempre bisogno di rassicurazione, di sentire qualcosa di già familiare, no? C'è sempre un po' di paura del nuovo. Però secondo me quest'anno si è fatto un passo avanti, no? Già con l'aver messo i giovani a un orario in cui le persone seguono, è già un passo in avanti. E secondo me la cosa interessante è stato vedere come i giovani siano stati entusiasti dei giovani quest'anno, no? Questo già lentamente secondo me anche i giovani si stanno appassionando di Sanremo e più si proporranno cose nuove, cose fresche, più possibilità ci sarà anche di colpire tutta la fascia del pubblico. Senti, ci parli un po' brevemente del tuo brano. Noi ci siamo sentiti già, hai fatto un'intervista con noi prima del festival. Adesso che il festival è finito, cosa rappresenta questo brano per te? Guarda, quel brano per me rappresenta il primo passo, nel senso che è stato il mio primo passo in italiano, sono orgogliosissima, è il mio matrimonio col moderno, diciamo, io che sono vintage, old style, quello è stato l'unione perfetta. È un brano d'amore, ma non è mai mollo, è intenso, è carico e io sono innamorata del mio brano. In radio quando lo passano mi viene ancora, sai, da canticchiarci dietro e non vedo proprio l'ora di farvi sentire tutto quello che segue perché sto cercando proprio di riuscire a mettere tutta me stessa e allo stesso tempo a conoscere cose nuove, perché deve sempre essere una sfida, deve sempre essere un'evoluzione, devo sempre ascoltare cose nuove e dire no, ma voglio anche un po' di questo. Senti, tra i giovani rimasti in gara, non so se ci puoi dire se c'è un tuo preferito. Dai, sii Il mio cattivo. preferito è stato eliminato ieri sera. No, Rachele, a me piaceva la sua canzone. Tra i nuovi, dai, Caccamo, diciamo Caccamo. Sai che ieri in conferenza stampa qualche giornalista si è un po' lamentato del meccanismo di voto dei giovani, perché è stato un po' brutto questo fatto che siete stati uno contro l'altro, no? Quindi questa eliminazione così. E poi il televoto forse ha un po' penalizzato i secondi. Non so se avete fatto anche voi questo tipo, senza polemica, se avete fatto questa riflessione. Senza polemica sono convinta che i secondi siano penalizzati perché il risultato è stato chiaro, un secondo non ha mai vinto. Sinceramente credo molto che la musica non debba essere una gara, c'è già il talent che fa questo, no? Doveva essere semplicemente 8 persone che cantano, magari più volte, giusto per farsi conoscere e poi votare, perché assaggiare una canzone in 3 minuti e capire se piace è veramente dura, questo sì. Però sinceramente non so come dire, io sono molto positiva, non mi è mai interessata la gara, non mi è mai interessato vincere, voglio semplicemente farmi conoscere e avere milioni di spettatori che dicono mi sei piaciuta è la soddisfazione più grande che potessi ricevere.
faccio un'ultima domanda. Ieri sera c'è stata la serata delle cover. Se avessi potuto scegliere tu una canzone sanremese da portare, cosa avresti portato? Sicuramente avrei portato Te lo leggo negli occhi di Endrigo. Mi piace tantissimo la versione di Battiato ed è una delle canzoni che amo di più e che ho portato tra l'altro il provino di area Sanremo, quindi siccome mi ha portato fortuna oramai quella canzone è mia. Un grosso saluto a tutti gli amici ascoltatori di Fun Week, ciao.